Ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti nell'ennesimo pagellone di merda Inter 0 Monza 1. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivate la campanella, lasciate un like, seguitemi e condividete il video con i vostri amici, almeno vi aiutate a crescere, visto, e datemi voi qualche soddisfazione, visto che l'Inter veramente mi sta facendo passare la voglia di tutto. Con quale voglia devo fare questo pagellone stamattina? Non lo so, nemmeno io, e infatti voglia non ne ho. Cercherò di essere il più breve possibile, cercherò di andare al dunque, ma terza sconfitta consecutiva in casa, 11 sconfitte totali dell'Inter in campionato e questi sono i risultati. Purtroppo, ragazzi, come vi ho detto anche ieri, l'Inter non si qualificherà in Champions League quest'anno. Purtroppo è così, c'è qualcosa che non va, c'è una società che sta avendo qualche difficoltà, ci sono troppe voci, i cambi societari, la dirigenza che non sa dove mettere le mani perché purtroppo non ha fondi a disposizione, insomma, tante situazioni, gente scontenta, gente che andrà via, gente a fine contratto che ancora non ha rinnovato. Queste poi sono tutte cose che vanno a mettersi dentro il calderone e che portano a questo tipo di risultati, a questo tipo di prestazioni, perché dove c'è la competizione importante ancora da poter vincere, le motivazioni arrivano da sole. Quando c'è un campionato dove ormai tutti hanno capito che il Napoli ha vinto, sono tutti convinti che entreranno in Champions League, sono tutti super convinti di questo e invece non ci entreremo, arrivano a questo tipo di prestazioni dove manca la cattiveria, ragazzi, manca la cattiveria. La colpa non è di Inzaghi per la mancanza di cattiveria, la colpa è dei giocatori pagati fior di milioni che entrano in campo e non mettono lo spirito, l'anima, non danno il 110%, così come lo danno tre giorni fa col Benfica o col Porto, insomma, si capisce, là non c'entra l'allenatore, là sono i giocatori che entrano in campo proprio svogliati, scazzati. Ma comunque, andiamo subito al dunque. Onana 6, nessuna colpa sul gol, purtroppo non può nulla, niente, un 6 politico, c'è poco da dire. Il untino in porta del Monza, questo è un 6, ripeto, politico, ma non può fare nulla nel gol, c'è poco da fare. Andiamo a Darmian, che invece è il difensore che mi è piaciuto di più, sempre ottime prestazioni, avrebbe riposato se D'Ambrosio non avesse avuto problemi fisici, però ha fatto un'ottima prova, primo tempo molto molto bene, anche nel secondo era uno di quei pochi che provava a fare qualcosa in più, a inserirsi tra le maglie del Monza, insomma, mi è piaciuto sia in fase difensiva sia stavolta anche in fase propositiva qualcosina in più rispetto alle altre partite. Darmian 6 e mezzo. De Vrij, prima di rompersi nel secondo tempo, invece stava facendo una buonissima prova, non faceva passare nessuno dalle sue parti, convincente la prova di De Vrij, gli do il 6 più. Bastoni invece, come voi sapete, ragazzi, in questo momento io, quando un giocatore fa un errore che poi incide notevolmente nel risultato della partita, lo voglio penalizzare anche più del dovuto, perché obiettivamente non accetto più 3 sconfitte consecutive in casa, 11 sconfitte in campionato, ma non accetto più errori, non li accetto più da giocatori del genere, che poi sono MVP in Champions, 2 assist meravigliosi, bellissimi, fantastici, e poi in campionato queste prestazioni di merda, errori banali da terza categoria, non li accetto. Bastoni fa l'errore che si perde Caldirola nel gol sul calcio d'angolo, si becca il 4 e mezzo, perché poi non fa nient'altro tutta la partita, molto scialbo, e si prende il 4 e mezzo. Dumfries, un primo tempo discreto, da lui qualche buon cross arriva, soprattutto uno arriva a Gosens che purtroppo non riesce a insaccare, è sfortunato nell'occasione Gosens perché c'è una deviazione del difensore avversario, l'arbitro non concede nemmeno il calcio d'angolo, quindi anche poi nella sfortuna abbiamo la nuvola di Fantozzi sopra, il giocatore non si impegna al 100%, anche l'arbitro ci mette un po' il suo e non concede nemmeno il calcio d'angolo, che può dare sempre quel minimo di fiducia, di voglia, invece no, quando poi ti danno anche le rimesse a sfavore, quando ce l'avevi a favore, invece perdi un po' di mentalità, di voglia, è normale. Dumfries per il resto non mi ha fatto impazzire, ieri una prestazione insufficiente, perché nel secondo tempo cross veramente non all'altezza, ha provato 2-3 azioni in aria, poi ha avuto un pallone decente da colpire col sinistro, l'ha ciabattato, come si suol dire in gergo, e la palla è arrivata debole tra le mani del portiere. Purtroppo sì, non è un mancino, ok, però lì un giocatore di qualità deve fare qualcosa in più, abbiamo bisogno di qualità. Dumfries 5 più per l'impegno, perché tutto sommato anche in un primo tempo discreto, ma 5.
Barella, da lui mi aspetto molto di più. Lui è il giocatore più tecnico forse che abbiamo in rosa, insieme ad Aslani e a pochi altri. Lui avrebbe le qualità veramente per cambiare le sorti della partita con un passaggio filtrante, un cross, un inserimento, un tiro da fuori. Ieri tiro da fuori con poca convinzione, d'esterno, in palla che poi uno addirittura ha avuto anche la fortuna, il culo, che c'è stata deviazione, ci siamo presi un calcio d'angolo, ma era un tiro veramente svogliato da 25 metri. Cioè, da Barella mi aspetto molto di più, molta più personalità, voglia di ammazzare le partite, di incidere. È questo che sta mancando, quindi anche per questo motivo gli do il 5 e mezzo. Aslani prova un po', diciamo, non pienamente sufficiente, perché non ha fatto grossi errori, ma si è nascosto troppo, non è riuscito a toccare tanti palloni, soprattutto nel primo tempo, marcato a uomo da Colpani e dai difensori e dai centrocampisti del Monza, si è fatto trovare poco, pochi palloni giocati, insomma un po' si è coperto un po'. Nel secondo tempo ha fatto qualche passaggio anche un po' impreciso in alcuni casi, insomma gli do un 5 e mezzo di fiducia, perché poi non ha fatto errori grossolani, ma mi aspettavo qualcosina in più, se devo essere sincero. Mkhitaryan, anche da lui mi aspettavo qualcosina in più, qualche errore di troppo, questo è ancora quello in cui Mkhitaryan deve migliorare, qualche pallone di troppo perso a centrocampo, e poi fa innervosire la squadra, perché perdendo un pallone al centrocampo dove chiedeva un fallo che non c'era assolutamente, crea azioni pericolose per gli avversari, e qui deve migliorare Mkhitaryan. Poi per il resto, in fase offensiva, poco brillante, è lì che da lui pure mi aspetto qualcosina in più. Mkhitaryan 5, non mi ha fatto impazzire. Gosens è uno che invece ci ha messo tanto impegno, uno di quelli che si è impegnati di più, però manca la qualità, ragazzi, manca il cross di Di Marco quando non c'è, ha avuto una buona occasione dove poteva segnare, lui è molto bravo negli inserimenti, lui potrebbe fare tanti gol, più che assist, tanti gol, perché è bravo negli inserimenti, riesce a capire, però anche qui manca quella freschezza, quella lucidità mentale, quella serenità che ti permette di essere decisivo, ti permette di essere determinante. Purtroppo a Gosens questa sta mancando pure, quindi niente, ha fatto il gol in campionato con la Salernitana, però poi purtroppo non sta riuscendo a ripetersi, niente, comunque sfortunato, il 5 e mezzo, gli avrei dato la sufficienza, però ripeto, manca anche un po' di qualità, ha giocato 90 minuti, mi aspettavo qualcosa in più. Lukaku e Correa, allora Lukaku al contrario della partita appunto con la Salernitana, dove prende la traversa fondamentalmente a porta vuota di testa, dove con il suo errore, che poi sono errori che poi incidono nel risultato, qui invece si è impegnato tanto, ha tirato di testa nel primo tempo, è stato sfortunato, la palla fuori, va bene, nella prima occasione dopo 5 minuti, ci sta, ok, ne ha avute altre, è stato bravo lì Acerbi a crossare bene, lui ha schiacciato di testa, sfortunato anche lì purtroppo Di Gregorio, fa una gran parata, lui è vero non ha tirato perfettamente, non l'ha angolato perfettamente, ma Lukaku di testa non è fortissimo, ragazzi, Lukaku di testa non è fortissimo, quindi ci sta. Che comunque ha preso la porta, è stato bravo lì il portiere. Poi quando è entrato Lautaro, lui si intende molto bene con Lautaro, gli ha dato una bella palla in profondità, una bella palla verticale, ha messo Lautaro a tu per tu col portiere, Lautaro lì ha fatto il grande errore, invece quello che incide, perché poi lì a tu per tu col portiere non puoi sprecare un'occasione del genere. Lukaku a me è piaciuto, devo essere sincero, ho visto degli sprazzi del Lukaku di qualche anno fa e lo voglio premiare, gli voglio dare la sufficienza. Sufficienza non piena, che però darò a Correa, perché comunque anche lui ha fatto un buon primo tempo, 1-2 con Lukaku, poi di sinistro tira molto bene, è lì molto bravo ancora una volta Di Gregorio, para, però solo un'occasione, non segna mai, ragazzi, non segna mai, io già so che Correa entra e non farà mai un cazzo. Gli potrei dare la sufficienza? Sì, non segna mai, non gliela voglio dare, però è un 5,5 anche per Correa. È un 5 e mezzo anche per Correa, lo vorrei un po' più determinante, ragazzi, ci sono questi momenti della stagione dove Dzeko non segna, Lautaro non segna, ok, però abbiamo 4 attaccanti, se Lukaku non segna in sua azione da ottobre, Correa non segna in sua azione da ottobre, Lautaro non segna da 2 mesi, Dzeko non segna da 3 mesi, insomma, ragazzi, obiettivamente
Chi cazzo deve segnare? Devo segnare io? No, e allora poi, gli attaccanti sono pagati fior di milioni, devono essere lì per segnare. E Correa non segna, per quanto abbia fatto una prestazione discreta. 5 e mezzo. Passiamo ai subentranti. Dzeko, 5. Dzeko, 5. Ha una vera occasione. Sul finale della partita, proprio al 95esimo, spizzata di Lautaro sul calcio d'angolo di Çalhanoğlu. Lui arriva di testa così, vum, e la palla la liscia in pieno. Lì sarebbe stato un gol che comunque avrebbe dato un punto all'Inter, un punto in questa situazione dove il Milan fa fatica pure e la Roma probabilmente avrà un minimo di calo, viste le assenze di Dybala, di Abraham, almeno io mi auguro, da un lato spero in un qualcosa del genere. Lì devi essere decisivo, devi segnare. Non lo sei? Sei un attaccante, guadagni 5 milioni a stagione, ti prendi il 5. Acerbi invece è entrato con un po' più verb, ha capito che il Monza si chiudeva tutto in area di rigore e quindi c'era bisogno di superiorità numerica, e lui si sganciava, andava in area, crossava, si inseriva, insomma, anche un difensore centrale può dare superiorità, può creare superiorità numerica, può dare densità in area di rigore avversaria. Acerbi è intelligente, praticamente lo capisce e ha fatto il suo dovere. Per me una buonissima prova di Acerbi. 6 più. Brozovic invece entra svogliato come al solito, pare che abbia avuto discussioni negli spogliatoi, si è fatto anche ammonire, proprio è scazzato. Brozovic entra veramente con la voglia pari a zero, voglia pari a zero da parte di Brozovic. Non, quando entra dalla panchina, niente, non è il Brozovic che conosciamo. Spero che in Champions mi faccia dire altro. Brozovic comunque 5 più, perché mi aspetto qualcosa in più, ma è una prova insufficiente da un giocatore del suo spessore, del suo calibro. Mi aspetto molto più. Çalhanoğlu entra dopo 2-3 settimane che è stato infortunato, purtroppo è stato messo inspiegabilmente mezzala destra da Inzaghi, non so per quale cazzo di motivo, non riesce a incidere minimamente, purtroppo non fa nemmeno errori grossolani, ma mi aspettavo anche da lui molto di più. 5,5 Çalhanoğlu. 5,5 Lautaro invece fa tre errori clamorosi che incidono nel risultato finale. Il primo su assist di Lukaku, che aveva fatto una bellissima azione, gli aveva dato una gran palla in verticale da grande centrocampista di qualità, e invece un attaccante, una gran palla in verticale che Lautaro poi a tu per tu col portiere, boom, gli tira addosso. E il primo errore, il secondo su calcio d'angolo di Brozovic, se non erro, schiaccia di testa da solo, palla fuori, cazzo, segna, devi segnare, queste sono le partite dove devi segnare, e non segna nemmeno la seconda volta, terza occasione, ultima della partita, dove sul calcio d'angolo dice no, se non erro, spizza la palla, colpisce male, poi Dzeko si mangia il gol perché poteva segnare anche Dzeko, però lì ha colpito anche là, tutto solo, devi segnare, devi creare qualcosa di determinante, devi essere determinante, devi ritornare determinante. Quindi Lautaro 5, momento assolutamente negativo. Inzaghi, arriviamo al dunque. Inzaghi purtroppo sempre gli stessi errori, sempre le stesse partite. Quando noi facciamo fatica e lasciamo 10-15 minuti dell'inizio del secondo tempo alle squadre avversarie, è lì che l'allenatore deve capire che deve cambiare qualcosa. Non puoi aspettare il 71esimo, porca troia, per fare i cambi. Non lo puoi aspettare il 71esimo. Col Benfica hai fatto una grandissima cosa, intelligente, hai fatto i cambi al 60esimo e lì siamo riusciti a giocare. Purtroppo i giocatori sono stanchi perché giocano ogni 3 giorni. Devi cambiare qualcosa per cambiare l'inerzia della gara. Fai qualche cambio, fallo prima. Non puoi aspettare il 70esimo. Quindi l'errore è del caro Inzaghi, che si era preso 8 in Champions col Benfica, perché il Benfica non perdeva in casa da non so quanti anni in Champions. Siamo riusciti a batterli, grande prestazione, ma dobbiamo confermarci mercoledì, vediamo che cosa succederà a questo punto. Ma in campionato, con questa voglia che già hanno i giocatori, veramente pessima. La colpa di Inzaghi, io non ti do la colpa perché i giocatori non hanno voglia, perché ci sono problemi magari all'interno dello spogliatoio, c'è gente che non rinnova il contratto, c'è gente che già il piede altrove, la colpa non è tua, lo capisco che è la colpa della dirigenza, la colpa dei giocatori che poi entrano in campo col Benfica, si spaccano il culo, fanno una gran prestazione, vincono, mentre poi arrivano in casa col Monza,
sono scoglionati, non incidono e la colpa non è di Inzaghi. Lo capisco caro Inzaghi, però i cambi sono colpa tua, però il cambio pedina su pedina, mai un cambio modulo, mai una cosa provata per una situazione di emergenza. È vero che la società non ti ha messo a disposizione il giocatore di brio, di estro, che ti crea, che ti inventa la giocata, che ti fa il dribbling, che ti salta l'uomo, lo capisco, non è colpa tua soltanto no, ma il cazzo non puoi aspettare ogni volta il 70esimo. 4 Inzaghi, 4, basta, sono stanco, non ho più voglia di fare video, cara Inter, me l'hai fatta passare. Vi mando un bacione a tutti, ci vediamo dopo il Benfica, sperando di fare un post partita un po' più esaltante, perché veramente in campionato, ragazzi, ve lo sto dicendo ora, noi non ci qualificheremo in Champions League quest'anno, sarà una perdita importantissima, però basta. Cioè, dopo abbiamo una media di un punto, 1,20 punti, 25 punti, insomma, a partita. Cioè, una media da retrocessione. Siamo vergognosi. Non ho altro da aggiungere. Buona giornata a tutti, buona domenica. Ci vediamo noi, appunto, per il post Benfica. E vi auguro una buona domenica di nuovo. Un bacione e tiè a tutte le cucche che ieri hanno avuto la media.